La nostra mattinata insieme su Radio Onda Ligure. Facendo questo lavoro non ti capita spesso di poter fare quattro chiacchiere con un premio Oscar. Oggi sono davvero onorato di fare quattro chiacchiere con il maestro Nicola Piovani, che è al telefono con noi, che ringrazio per essere in nostra compagnia. Buongiorno maestro. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando. È davvero un piacere, un onore fare quattro chiacchiere con il maestro Nicola Piovani. La nostra chiacchierata è legata ad un evento importante, l'appuntamento dopodomani, sabato 27 ad agosto, con lo spettacolo di Nicola Piovani al Teatro Ariston di Sanremo, che poi non è un teatro come tutti gli altri, credo sia un po', come dire, anche per lei un appuntamento speciale, così? È un teatro che è entrato nella mitologia del costume italiano e quindi è chiaro che non è un teatro come tutti gli altri. È un teatro anche di vario genere, so che ospita concerti di tutti i tipi e attività di tutti i tipi, ma naturalmente è la sede del grande festival nazionale. Ed è un teatro che lei conosce perché è stato ospite in due occasioni, ho visto, no? Nel 2008 e nel 2013. Che ricordo ha di quelle partecipazioni al festival? Beh, ero un po' scioccato perché non conoscendo il festival, la seconda volta un po' meno perché c'ero abituato, non mi aspettavo un rutilare così di quantità, di qualità, di colore, di gente che si muove in tutti i tipi, un macchinone enorme di divi che passano da tutte le parti, di gente che corre di qua, di là. Ero stupito, ricordo che la prima volta vedevo che era tutto diverso da come me l'ero immaginato, mentre stavi lì a aspettare ti passavano di lato persone vestite in modo sfavillante, passavano i Pooh, passava di tutto. Era veramente un Un Luna carrozzone. Park divertentissimo. Senta, il suo spettacolo si intitola La musica è pericolosa. La domanda è inevitabile: perché la musica è pericolosa, secondo lei? Questa frase è di Federico Fellini, lui lo diceva per sé perché lui era molto fragile, molto vulnerabile alle emozioni della musica. Noi l'abbiamo assunta come titolo di un libro che ho scritto e poi di uno spettacolo che in parte si ispira a quel libro. Come metafora è la pericolosità delle cose molto belle. Le cose molto belle, non tutte le musiche sono pericolose, ma le grandi bellezze artistiche ti cambiano. Ti cambiano profondamente dentro. Dopo alcune esperienze che fai nella vita di fronte a certe bellezze, non sei più lo stesso di prima. E quindi questo può anche generare una sorpresa, una paura, e può anche generare magari la voglia invece di vivere in modo più tranquillo, di non esporsi alle radiazioni pericolose della musica, come le chiamava appunto Federico Fellini. Come le esperienze di bellezza, come gli amori adolescenziali, gli innamoramenti adolescenziali, no? Sono esperienze bellissime che hanno una quota di pericolosità vera, perché si deve mettere in conto l'ipotesi del naufragio. Non può essere che però invece sia proprio la musica adesso che ad essere in pericolo, no? Sono in molti ad essere preoccupati di questi tempi del futuro della musica con la pirateria, la crisi, eccetera, eccetera. La musica è in pericolo, secondo lei? L'allarme di chi è preoccupato più che per il pericolo per la musica, è un allarme per il pericolo del mercato musicale. La musica nel Novecento, con l'avvento del disco, è diventata una gallina d'oro, una gallina di platino per i produttori di dischi, e questo mercato naturalmente si va abbassando. E questo sì, sicuramente è un danno per il mercato. Non sono sicuro che sia un danno per la civiltà della musica. Grandi civiltà musicali ci sono state anche quando la musica non era Non un era, grande non mercato, era un grande. business, sì. Appunto. Quindi certo, sono delle preoccupazioni, però sono preoccupazioni distinte. A me quello che più preoccupa sui destini della musica in Italia sono le musiche di sottofondo, quelle musiche onnipresenti dappertutto, nei ristoranti, nelle piscine, nei supermercati, nei negozi, nelle autogrill, nelle toilette, un po' dovunque, che mandano una musica indistinta, che finiscono per disinnescare il potere della musica, una musica che non è musica, che sta di sottofondo, che somiglia all'aria condizionata, a una specie di rumore, di brusio, di cui arriva un po' un ritmo, eccetera. Quello secondo me è veramente pericoloso. Vero, anche perché la subiamo, no? Passivamente, Sì, è non musica è passiva. Non passiva, è che ho credo. scelto io
di avere sottofondo vero, vero, Leonard vero. Cohen o i Luna Pop mentre mangio i cannelloni. Però secondo me è anche offensivo per Leonard Cohen e per Luna Pop, insomma. La musica va ascoltata, vero, non subita come un rumore di fondo. Senta, in questi anni com'è cambiato il suo approccio nei confronti della composizione? È sempre uguale, compone sempre alla stessa maniera o sono cambiate le cose rispetto al passato? Per certi versi è sempre lo stesso, nel senso che quando comincio a scrivere un nuovo lavoro, metto la matita sul pentagramma, l'emozione è la stessa di quando cominciavo a 22, 23 anni, 21. Invece, diciamo, è cambiato l'approccio, nel senso che sono sempre più interessato alla musica da teatro, alla musica da concerto, alla musica sinfonica, alla musica da camera, alle canzoni, più che al commento musicale, anche se la passione per il cinema rimane, ogni tanto qualche film lo faccio, ma mi sembra che proprio il linguaggio del cinematografo del film sia un linguaggio che si avvia a una lenta estinzione, neanche tanto lenta, viene soppiantato da altre forme di audiovisivo. Lei ha firmato nella sua carriera oltre 160 colonne sonore, ce n'è una che invece, non so, alla quale ha rinunciato, no? Magari uno dice, le hanno proposto di fare una colonna sonora, un film, ha detto di no e poi magari si è un po' mangiato le mani, è successo? Beh, mangiato le mani no, però cioè, ho detto, accidenti, quello l'avrei fatto volentieri, ho sbagliato a diffidare. Sì, mi è successo, naturalmente non le posso dire il film perché sennò sarebbe anche scorretto nei confronti di un collega che poi ha fatto quel film benissimo e magari meglio di come l'avrei fatto io. Senta, lei da molti è considerato un genio, ma secondo lei chi è invece un genio della musica, il primo il nome che le viene in mente? Ennio Morricone. Che sì, universalmente. È un genio della musica, ma no, ma in Italia ce ne sono tanti, comunque, no, tanti, diciamo. Col termine genio, insomma, bisogna andarci cauti, naturalmente, però se le dico Ennio Morricone, le dico Riccardo Muti e le parlo di due geni, non di due bravi musicisti, di due semplici grandi artisti. E due grandissimi personaggi della nostra Italia. Nicola Piovani in concerto sabato al Teatro Ariston di Sanremo, la musica è pericolosa, è stato un onore fare due chiacchiere con il maestro Piovani quest'oggi, grazie ancora e ci vediamo a Sanremo in occasione della tappa al Teatro Ariston. Un gran piacere per me, saluti a tutti quanti, grazie.